non lo dico mai. Opla. Wow. Assessore, perché è importante riscoprire la figura di Cassio Morosetti? Perché rappresenta un esempio di come nascere in una città e crescere in una città lasci in una persona, possa lasciare in una persona un segno indelebile, perché parliamo di una persona che per tanto tempo è vissuta lontano dalla sua città. Quali sono gli step di questa campagna di informazione? Che cosa potranno trovare i cittadini nei prossimi giorni? Ma troveranno delle occasioni per dedicare tempo alla conoscenza della propria città. Qui dietro alle nostre spalle c'è anche un carretto. Che cosa simboleggia? Che cosa si ispira questo carretto? Perché è qui? Il carretto sta qui proprio per affrontare la storia in modo diverso, quindi parte dalla vita pulsante della Jesi del 1844, quando è arrivata all'acqua pubblica attraverso la Fontana dei Leoni, posizionata al centro di Piazza della Repubblica. Allora questa storia parte dall'acquaiolo, abbiamo riprodotto il carretto, ma soltanto che all'interno non troviamo le brocche d'acqua, ma tutti i fatti che sono poi avvenuti e che conosciamo. A che punto è l'iter di studi, insomma, per poi valutare un eventuale spostamento? Beh, noi abbiamo fatto, credo, una doverosa verifica di massima per avere la consapevolezza della possibilità o meno di effettuare questo trasferimento. Credo che sia un dovere, un ente che riceve una cifra così importante deve verificare se poi questa cifra è spendibile e se sì qual è l'importo della cifra stessa. Da queste verifiche fatte ci siamo resi conto che la cifra non è la stessa, non è dello stesso importo, anzi è molto inferiore rispetto all'importo dell'ascito e pertanto anche grazie alla restante parte che avanzerebbe si potrebbero fare lavori importanti. Immagino la riqualificazione completa di Corso Matteotti e di Piazza della Repubblica. Ancora non è stata però presa una decisione, in questo ci sono dei passaggi da fare anche in Consiglio Comunale. Sì, ci sono dei passaggi di tipo amministrativo e poi ci sono dei passaggi di condivisione, credo, almeno del percorso con la città. È quello che stiamo cercando di fare. Purtroppo i tempi che ci ha concesso Morosetti sono molto stretti, dunque cercheremo di farli in tempi, ahimè, abbastanza ristretti. Entro quando? Ma io credo che una decisione vada presa al più tardi, fra l'approvazione, siccome rientrerà nel piano del triennale opere pubbliche, dovrà esserci un necessario passaggio in Consiglio Comunale o nella seduta dell'ultimo Consiglio, quello di dicembre, o al più tardi in una seduta di gennaio dove verrà rivisto il piano che è stato approvato il mese prima.